Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Luca e siamo qua oggi finalmente ancora in officina dall'Albe. Siccome in tanti me lo chiedete, lui è Racing Bike, Villa di Serio, Bergamo ovviamente. E quindi se qualcuno di voi deve fare qualche lavoretto su scooter, moto, moto da pista, allestimenti o è un pilota, che venghi qui, che secondo me migliori di lui a Bergamo non ce ne sono, soprattutto per onestà. L'Albe non vedrà mai questo video, ma se per caso gli dovesse capitare, tipo, gli verranno le lacrimucce. Ma che carino che sei, ma davvero? Comunque sia, non perdiamoci in chiacchiere perché ho notato che le mie intro sono davvero lunghe. Ti sei iscritto al mio canale? Iscrivetevi al mio canale, importantissimo. Siamo già al quarto episodio, penso. Siamo al quarto episodio dell'elaborazione del Suzuchino e stiamo facendo anche l'Aprilia, restauro più elaborazione. Iscriviti e attiva anche la campanellina, importantissimo. Come ho detto, siamo al quarto episodio. Nel terzo abbiamo montato un po' di carbonio e un bel po' di ergal. Abbiamo montato anche il cupolino. Che cazzo abbiamo montato l'ultima volta? E anche le manopole rotte. Quest'oggi andiamo a montare altre cosette, sempre lato estetico. E abbiamo fatto davvero, davvero il botto. Adesso tirerò fuori dalla scatola che voi non state vedendo un po' di pezzi. Primo, queste due belle protesi mammarie che stanno qua benissimo, come vedete. Comunque sia, questi pezzi di plastica, silicone, chiamateli come volete, che puzzano, che cazzo, puzzano di merda. Che merda, puzzano figa. Sono i grip serbatoio, andranno montati appiccicati. Non sono di questo colore ovviamente. La velina che protegge la colla è color rossastra. Sono color trasparente. Andranno appiccicati ai lati del serbatoio in modo tale che quando noi andiamo a frenare forte le nostre ginocchia grattano qui, consumano la gomma, ma ci danno più grip sull'interno ginocchio. Di conseguenza saremo un po' più stabili. C'è chi li usa e c'è chi non li usa. A me piacciono e quindi li metto. L'unico dubbio che ho è che questi in particolare hanno questo buco qui. Praticamente in questi buchi il marchio che li produce vuole che io ci appiccichi il loro marchio. Ma chi, cosa, quando, come e perché? Fondamentalmente i più belli esteticamente sembravano questi, direi che li monteremo ovviamente senza il marchio. Metterò mica il marchio, sei mica l'high-tech che ti devo sfoggiare, figa. Cioè, è come dire, no? Una maglia di H&M con, un buco, perché così tu gli metti sopra la top H&M. Un conto è se H&M, un conto è se Gucci, o che cazzo ne so. Gucci se lo può permettere, io voglio una maglietta intera, se non c'è il logo di H&M è meglio. Poi. Tada! Born to be moto, Litech, Italia. Porca puttana, mi è caduto. Non pensavo, ci fosse un po'. Scusa, no? Tu non pensi, magari c'è un pezzo di plastica che lo tiene su. No. Scusa, io ho un box, mi cade giù in terra. L'Hightech dobbiamo rivedere le confezioni, perché l'unboxing experience non è il massimo. Vabbè, tanto sono dei pezzi di ferro. L'importante è che non siano caduti questi. Questi sono dei tamponi ruota, ovviamente ergal blu, c'è poco da fare, era ovvia come cosa. Servono fondamentalmente che quando schiantate la moto, se la moto strisce e basta, vi salva le forcelle e o il forcellone. Ovviamente se la moto invece si lancia e inizia a fare capriole, l'ultimo dei vostri problemi sarà grattare il forcellone. Oh, che simpatico. A dire il vero, scusa ne Albe, confermami, tu che sei un professionista, teoricamente con questi la moto scivola meglio in terra. No, sono mica delle rotelle. Hai presente le scarpe con le rotelle su? Quelle lì. Ta-da! Sempre Litech. Fa un po' di bordello. Questi invece sono, ovviamente noi li abbiamo già smanettati tutti, perché sennò non eravamo contenti, tamponi telaio. Là dentro ci sono tanti pezzi come questi. La figata di questi tamponi è che sono composti da due parti. Questa, che è quella esterna, che a dire il vero avrebbe un pezzo anche qui, ma poi vi faremo vedere una chicca, e questa qua che è l'interna. Questa parte qua è tipo fatta in plastica, ABS, chiamatela come ci avete voglia, mentre questa qui è gommosa ed è una cazzo di figata, perché in tanti sostengono il fatto che se metto i tamponi tanto carico in caduta va sul tampone, che poi lo ritorce sul telaio e sfondo tutto, fratelli. Questi invece fanno in modo da ammortizzare il colpo, poi magari lo spaccate lo stesso, però loro ammortizzano. Non li ho mai provati, non voglio provarli, e mi fido di Litech, che se non li fa bene la Litech, che cazzo li fa bene, ragazzi? Ho già sporcato, figa, vabbè, tanto noi mettiamo quello sciccoso. Ma noi
poi senti questo un secondo, noi l'avevamo anche acquistato la parte nera blu. C'è il tappino fuori volendo. Questa qua, come questi, no? Volendo c'è quella lì. Ma l'abbiamo comprato. Non l'hai preso. Si può metterla? Ma meglio, secondo me. No, non l'hai preso. Vabbè, ti recupero. Sì, cazzo sì. Vabbè, riprenderemo elaborazioni in corso d'opera. Per il momento abbiamo acquistato questo. Penso l'abbiate capito, è il ricambio dello shock absorber, chiamiamolo, celestino, perché giustamente noi dobbiamo fare tutti i scicchettoni, di conseguenza non potevamo avere un pezzo della moto bianco, e neanche grigio. Tutto ergal carbonio o niente. Non grigio, H grigio merda. Ma si chiama? Shock absorber, cazzo, c'avevo ragione, sono un grande. What's the first reaction? Shock. L'altra figata di questo kit Litec è che è vero che costa un po', come tutta la roba della Litec, ma è tutto giustificato. Perché soprattutto sul GSX-R, non so sulle altre super sportive, ma spesso è così, il tampone paratelaio, per essere molto più semplice e più economico, richiede la foratura della carena, cosa che noi non vogliamo, neanche morti. Quindi forniscono queste due staffe massicce che fanno in modo da spostare il vostro tampone per non farvi bucare la carena. Ma mettiamo via la scatola e andiamo a prendere la chicca di questo episodio. Direste mai che qua dentro c'è un pezzo della moto? Sì, perché si vede, abbiamo preso altro carbonio, perché a noi il carbonio non basta mai. Quindi tiriamo via. Ora io non voglio rompere niente, però questo, ragazzi, è il pezzo di carbonio che più adoro di quelli che ho preso. Wait, ci tengo a specificare che questo carbonio l'ho ricevuto in collaborazione con FF Carbon. Sono orgoglioso di aver collaborato con loro, perché io non l'ho detto, qualcuno di sicuro che mi segue su Instagram bene sa, il carbonio che ho acquistato del kit paramotore è stato acquistato da una ditta italiana e fa schifo, ovviamente, in confronto a quello FF Carbon. Per averlo in queste condizioni ho dovuto ricevere 3 volte e comunque non è ottimo. Non abbiamo fatto nomi per non creare controversie, ma quel robo lì l'ho pagato e fa cagare. Sfortunatamente FF Carbon non lo fa quello lì, se no avrei preso anche quello, ovviamente. FF Carbon è una ditta tedesca che produce carbonio impeccabile, cioè vi farò vedere poi ovviamente con riprese esterne, ma questo carbonio, ragazzi, è impeccabile. La cosa bella è che i prezzi di questo shop sono anche in linea con la media di mercato, non costano poco, costano il giusto. Il problema è che con tutti gli altri fornitori, magari anche italiani, costano uguali a quelli di FF Carbon, ma te li mandano che fanno schifo. Guardate come flexo il mio carbonio. Yeah. Yeah. Questo era il primo pezzo, andiamo subito al secondo, perché ovviamente noi non ci fermiamo qui. Tadam! Parafango anteriore in carbonio, anche questo tipo perfetto. La figata, tra l'altro, sul sito FF Carbon potete decidere se acquistare il 100% carbonio o se acquistare la maggior parte di carbonio con il rinforzo di fibra di vetro. Inoltre potete anche decidere la trama del carbonio. Coronaus. Tra l'altro, chi di voi ha un po' più di esperienza o ha già acquistato il carbonio può notare che io ho acquistato un carbonio di trama spigata. Sul sito FF Carbon potete anche decidere che trama avere. E l'ultima cosa che potete decidere, ma questa è un po' più comune sul loro sito, è se avere una rifinitura opaca oppure avere una rifinitura lucida. A me piace davvero di più il lucido. Cioè, magari l'opaco ci sta meglio, però io sono abituato al lucido e mi piace così, quindi mi sono preso questo. E quindi non posso? Terzo pezzo! Questo qui inizialmente non capivo cosa fosse. Poi ho guardato bene e ho notato che questo è la parte più esterna della moto, è il culetto della moto. Ultimo pezzo di carbonio! Dove cazzo l'ho messo? Questo l'ho perso. Non l'ho mai visto su moto stradali. Su moto invece racing mettono altre protezioni. E quindi di questo qua ne vado un po' più fiero degli altri, perché è una figata che vedrete sempre nei video. So che può sembrare insignificante, ma questa è la cover della strumentazione. Tac, questa qua si appoggia sopra, si appiccica ovviamente perché non ha viti, e la vedrete in tutti i video. È questo il bello, è una figata. Dopo questo preambolo di unboxing vari, possiamo iniziare a montare le cose. Albe, hai finito di fare la pipì? Albe, come si fa a montare la cover della strumentazione? È semplice, bisogna appiccicare il biadesivo. Oh, c'entra il buco, mi raccomando, non smirare. Tu che l'hai visto com'è? All right, perfetto. I tedeschi lavorano bene. Ma io era me? Bello!
Bello, mi piace. Porco che lancio, figlio. Guarda che bravo boccia che sono. Tieni. Oh, non che mi cada in terra. Bello figa. Bello figa. È il modello figa. Ma hai visto a che ritmo e quanta roba montiamo in ogni episodio? Che cazzo di moto allestiamo? Hai già rotto il cazzo. Bello questo, figa. Questo qua. Pettinato. Questo qua è la dimostrazione che sono fatti bene. Cioè, vedi che gli acquisti li devo fare io. Questo è l'acquisto del secolo. Mi è andata bene, Clic. Bello, proprio una bella chicca. Perfetto, figa. Piccolino ma bello. Che è difficile farlo questo, Cioè nel senso. Sì, beh, certo, perché l'accoppiamento perfetto. Qua, poi anche qui che si incastra il faro, è fatto proprio bene, fatto veramente bene. Smalti rap. Ma il dubbio che abbiamo è tutte queste righe qua, se è normale che ci siano o meno. Vabbè, alla peggio facciamo un reso con il modello nero. Vabbè, adesso fatemi sapere sotto nei commenti se secondo voi dovrei acquistare il modello nero o no. Secondo me ci potremmo fare un pensierino, Voi che dite? Altro che panigale, figlio. Panigale! Praticamente ieri erano le 11 e c'era anche un po' di sonno nell'aria. Abbiamo deciso di vederci il mattino dopo. Sono le 8:20, c'è qualcuno che ha le occhiaie. E andiamo subito a montare l'ultimo pezzo di oggi, che sarebbe praticamente il parafango, che darà una linea di carbonio continua, una scia di carbonio alla nostra moto, che la renderà tipo speciale. Arrivo piano, figa. Vabbè, comunque tutto sommato non è male, neanche senza parafango. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth.